Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Sono qui per fare insieme a questa orecchini. Ho chiamato Mary, dedicata a una persona, un'amica Facebook, molto dolce. Lei, se guarda questa tutura, sa che parlo di lei. Ho che vi presento i materiali che occorreranno per questa orecchina. Iniziamo con il tutorial. Noi faremo in questa versione blu, che lo adoro già. Ok, quindi per realizzare questo orecchie Mary occorrerà un rivoli da 12 mm. Allora occorrerà, non so, ginkgo. Toho 110, Toho no, Roccal 150. Questa è della Miyuki, potete utilizzare anche della Toho se non avete. E cipollotto da 2 mm e la nostra gocce da 30 x 10 mm. Ok, inizieremo il tutorial. Andate, io ho già fatto, ecco qua. Ok, andate a inserire sul vostro ago 10 cipollotto da 2 e Rocal Toho 110. Poi portate fine giù della vostra lavorazione e andate a rientrare. Dovete rientrare in tutte le perline da dietro. Quindi andiamo e rientriamo tutte le perline da dietro. Quindi dovete rientrare in tutto, poi dovete chiudere. Ok, chiuso il mio cerchio. Quindi vado ad inserire nella cipollotto e esco dalla rocalla successiva con l'ago. E tiro bene per coprire bene il nodo. Se volete potete anche tagliare il filo necessario, che non disturba mentre lavorate. Quindi adesso andiamo a inserire su ago un 150, un cipollotto e un 150. Esco da rocale, vado ad inserire nella rocale successiva. Quindi andiamo a applicare un altro cipollotto sopra l'altro cipollotto. Quindi prendo di nuovo un 150, un cipollotto e un 150 e faccio stessa cosa. Uscendo da questa rocale vado ad inserirmi nella rocale successiva e tiro il mio filo così. Quindi andate e completate il giro inserendo le vostre perline. Ok, inserite le mie perline. Uscendo dalla rocal 110 vado e porto dentro a 150 e nella pelle 2 mm, cioè cipollotto, scusate. Ok, uscendo dalla cipollotto andiamo ad inserire 3 rocales rocal 110 e dobbiamo portare fino su alla nostra lavorazione. Quindi portando su fino su andate e dovete rientrare nella seconda rocales aiutando, tenendo a mano e tirate il filo. Quindi prendo di nuovo un rocales
prendo un nuovo un rocales e vado ad inserirmi nella cipollotto successiva. Così. Quindi di nuovo prendo 3 rocal, porto fino su mia lavorazione, rientro nella seconda rocal, aiutando a mano sinistra. Andate poi a tirare il filo. Quindi prendo un rocal e vado a portare nella cipollotto successiva. Ecco. Quindi dovete fare questo in tutto giro. Ecco qua, poi lo aggiusto dopo, così. Quindi dovete completare in tutto giro. Inserite le mie pelline e uscendo dalla cipollotto andiamo e riportiamo con l'ago sopra queste 3 rocales per uscire da questa punta qui. Quindi risago, faccio vedere, rientro a rocales 1 2, prima i 2, tiro il mio filo e risalgo anche della terza. Appunto. Così. Ok. Uscendo dalla punta andiamo a prendere un rocal e dobbiamo andare a inserire nella punta successiva. Nella punta successiva. Così. Quindi prendo un rocca e vado a inserire nella punta successiva. Così. Quindi andate e inserite un rocca a questi spazi su tra le punte. Ok, inserite le mie rocales e come vedete, come inserite la curva la nostra lavorazione. A questo punto andiamo a prendere il nostro rivoli da 12 mm e andiamo ad applicare al centro della lavorazione, aiutando tenendo a mano, e iniziate a tirare il filo. Dopo che avete tirato il filo dovete ripassare questa passaggi. Ok, ho ripassato per rafforzare la incasonatura. Uscendo da qui dobbiamo risalire in questa pallina, questa rocales. A questa rocales, queste 2 rocales, tirate filo, poi rientrare anche nel cipollotto. Ok, me lo rigiro. Adesso, uscendo dal cipollotto, andiamo ad inserire 3 rocales. 3 rocca e andiamo a applicare un piccolo picco tra le cipollotti.
dobbiamo andare a peccare un piccolo picco tra le cipollotti, quindi prendo 3 rocà e vado ad inserirmi nella successiva della cipollotto. Ok, anche questa dovete completare. Ok, inserite le mie rocale. Uscendo dal cipollotto, andiamo e portiamo nella prima picco in punta. Quindi usciamo dalla punta. Questo appunto andiamo ad inserire il nostro ghigno. E 4 rocca 11-0 li dovete inserire su ago un ghigno e 4 rocca 11-0 portate fino giù a vostra lavorazione sempre aiutando tenendo a mano sinistro. Rientrate nel secondo foro e andate a inserire nella successiva della picco. Così. Quindi vado a prendermi di nuovo un ghigno, 4 rocà. Porto su fino a lavorazione, aiuto tenendo a mano sinistro e rientro nella foro, altra foro nel ghigno e vado ad inserirmi nella picco successiva. Ok, questo stesso dovete completare e inserire vostre perline. Tutto. Ecco, ho inserito le mie perline di ghigno e uscendo dalla toho centrale andiamo e risaliamo del primo ghigno che abbiamo inserito. E rientriamo anche a questa 4 locales 4 locali ecco qua. Quindi uscendo da questa 4 roca andiamo e prendiamo 3 roca e andiamo a inserire nella 4 roca successiva. Quindi rientro anche a queste due e vado a prendere nuovamente 3 rocà e faccio di nuovo di stessa cosa di va andrò ad inserire a questa 4 roca. Certo, i foro non lo vedo, ecco qua. E rientro anche queste due. Quindi dovete completare inserire 3 roca tra queste 4 roca. Sto andando a inserire la mia ultima 3 rocca. Non preoccupate se non la vedete rigido perché tanto man mano che lavoriamo diventerà bella rigida. Ok, è uscito solo la prima 4 che abbiamo inserito sopra la ghigno. Quindi uscendo da questa rocca vado a rientrare nel ghigno, gingo, così. Adesso devo andare
ad inserire a questo locale destro che si trova vicino al cipollotto e rientro anche nella cipollotto e tiro il mio filo. Adesso rientro anche a questo locale sinistro che si trova vicino al cipollotto. Tiro il mio filo. Da qui, uscendo da questa locale, rientriamo nel ghigno. Quindi risalgo nel ghigno e tiro il mio filo. Adesso, da ghigno, andiamo a inserire al centrale della locales, a tre locales che abbiamo inserito. Da seconda e poi nel ghigno e tiro il mio filo e vedete si va passato la nostro locale. Quindi adesso di nuovo uscendo dal ghigno risalgo di nuovo nella locale destro che si trova vicino al cipollotto. Rientro anche nella cipollotto, tiro il mio filo e adesso risalgo, rientro a sinistro, risalgo anche della sinistra che si trova vicino al cipollotto e risalgo sopra al ghigno così. Quindi da ghigno invece vado ad inserire nella centrale della Rocales e nella ghigno. E tiro il mio filo. E questo dovete completare così finché non siete ripassato, vedete, in tutte le perline. Così. Quindi da ghigno della rocal destro, cipollotto, rocal sinistro, ghigno e centrale dalla lavorazione. Ok, ho ripassato, cioè rafforzato come l'ho prescritto nei passaggi e uscendo da qua rientro nel ghigno, risalgo dal ghigno e risalgo, non della questa rocca, ma questa che abbiamo inserito sopra il ghigno. Buonanotte. Quindi uno. E esco solo nella seconda. Così. So, vado a inserirmi la mia goccia perché sono di riuscirmi tenere il filo perché non è molto, quindi o manca la mia 880, scusa, ed eccoci, ho dimenticato a portare il mio 880, quindi inseriamo un 880 su ago nella nostra goccia e tre rocca. E tre rocca porto fino su a mia lavorazione e rientro nella goccia e nella toho e tiro su, tiro su e rientro
vedete, il filo è qua, rientro nella seconda ruota qua. Così. Adesso dovete ripassare nelle rocales, a questa laterale per portare uscire qua frontale della nostra goccia qui. Ok, sono ripassata questa laterale e come vedete uscendo da questa rocales in punta che si trova in fronte al nostro goccia, inseriamo 3 rocal su ago e andiamo a ripassarlo da dietro a queste 2 rocal. E tiriamo il nostro filo. Questo è il nostro cappettino. Quindi adesso io rientro nella prima roca, salto il secondo e rientro nella terza e tiro filo e ancora rientro nella nostra roca, questa 2. Tiro il filo, ecco il nostro cappettino. Adesso non posso continuare perché tanto quasi terminato, non è rimasto altro che di ripassare anche questa laterale, ripassare nella goccia e se volete ripassare potete poi chiudere il vostro lavorazione e il vostro orecchino è terminato. Ecco anche questa orecchini terminato in questa colorazione bellissima. Spero che piaccia il tutorial. Lasciate il vostro commento, il vostro like. Se non sei iscritta, iscrivi e ci vediamo con la prossima tutorial. Ciao a tutti.